Oggi cominciamo un nuovo argomento che sono le serie numeriche. Allora, il problema che sta alla base dello sviluppo delle serie numeriche è quello di fare una somma di infiniti termini. Quello che addizioniamo in una somma finita si chiamano addendi, in una somma infinita li chiameremo termini, ma più o meno la stessa cosa. Quindi l'idea è che io voglio fare a con 1 più a con 2 più a con 3 più a con 4 più a con n più puntini puntini. Oh, si può fare, quindi che vuol dire che questa somma è finita e fa S? Quindi il problema è dare un senso a questa uguaglianza. Ok? Adesso il senso preciso lo daremo tra una ventina di minuti. Però, per illustrare meglio il diciamo da dove possa venire fuori un problema del genere, ricorriamo a un esempio che ci viene dato dal famoso paradosso di Zenone di Achille e della tartaruga. Ma cosa dice questo paradosso? Dice: voi avete, allora io lo modifico un po', avete un certo percorso, chiamiamo, da qua si parte e qua si arriva, vabbè, scritto in inglese, però partenza, arriva. Allora, questo percorso è lungo, che ne so, 4 chilometri. Allora, noi sappiamo, noi abbiamo, i corridori sono due. Achille, A sta per Achille. Chi è veloce? Che significa che è rapido. Va veloce. E poi abbiamo, no, non la vera tartaruga, mettiamo il, come dire, il milite più scarso del gruppo, che lo chiamiamo tartaruga, lo chiamavano tartaruga perché era lento. Allora, si sa che Achille, allora, se tartaruga ha una velocità v, qualunque essa sia, noi sappiamo soltanto che Achille ha una velocità 2v. Quindi Achille, tutti e due quando cominciano a correre sono costanti, hanno una velocità costante, non vanno in debito d'ossigeno, quindi mantengono un andamento perfettamente costante come velocità. Sappiamo semplicemente che Achille è veloce due volte più di tartaruga. Allora, noi lo sappiamo, loro non lo sanno in maniera esatta quanto sia più veloce Achille. Comunque si accordano, fanno un accordo per cui Achille parte veramente dalla partenza e tartaruga, qua sta la metà, parte un chilometro più avanti. Cioè tartaruga sa di essere più lento, allora si mettono d'accordo e Achille gli concede un chilometro di vantaggio. Questo è un chilometro.
Oh, la domanda è: chi arriva per primo al traguardo? Achille o tartaruga? Mi fa specie che qualcuno dica tartaruga, perché? Allora, nel tempo in cui Achille farà 4 km, tartaruga quanti ne farà? 2. 2. È lento. Achille è 2 volte più veloce. Quindi quando Achille sarà al traguardo, tartaruga sarà ancora 1 km dall'arrivo. È chiaro o no? Però, quindi, noi avendo studiato quel minimo di fisica che serve per fare questo conto, sappiamo sicuramente che Achille arriverà al traguardo prima di tartaruga. E qui entra in gioco Zenone. Zenone dice non è possibile. Zenone sa di dire un paradosso. Però Zenone propone il seguente ragionamento. Dice c'è un problema. Il problema consiste nel fatto che Achille, per arrivare per primo al traguardo, deve superare tartaruga. È ovvio, sono su una strada, diciamo su un binario unico, quindi devono per forza, deve per forza superare. Allora qual è il discorso? Quindi Achille però prima di superare tartaruga deve innanzitutto percorrere 1 km. In questo chilometro però, durante il tempo che Achille ci metterà per percorrere questo chilometro, tartaruga a sua volta percorrerà 500 metri. E quindi chi è in vantaggio? Sempre tartaruga. A questo punto Achille deve percorrere 500 metri che tartaruga ha ancora di vantaggio, ma nel frattempo tartaruga percorrerà altri 250 metri. Chi è in vantaggio? Sempre tartaruga. Poi Achille percorrerà 250 metri, nel frattempo tartaruga percorrerà 125 metri. E chi è in vantaggio? Sempre tartaruga. E allora è facile rendersi conto che in questo modo possiamo procedere con infinite iterazioni. Alla prossima tartaruga sarà in vantaggio di 62,5 metri, poi di 31,25 metri, poi di eccetera. Ogni volta il vantaggio si dimezza, ma ogni volta tartaruga è in vantaggio. Siccome tartaruga risulta in vantaggio per infinite iterazioni, allora Zenone dice come fa Achille a superare tartaruga? Tartaruga è in vantaggio infinite volte, ed essendo in vantaggio infinite volte, come si fa a sviluppare queste infinite volte in un tempo finito? Allora se non si può fare avremo che effettivamente tartaruga rimarrà sempre in vantaggio e Achille non potrà mai superarlo. È chiaro? Ok. Allora, qual è il problema? Il problema è che è vero che Achille sarà in svantaggio per infinite iterazioni, questo ragionamento. Però noi per fare questi conti supponiamo che
la scala dei tempi si muova su un continuo e dello spazio si muova su un continuo, cioè noi possiamo sempre, non mettiamo di mezzo la fisica quantistica, sennò ci complichiamo la vita anche di più. Noi supponiamo che si possa sempre dividere a metà, perché a ogni iterazione succede che il vantaggio di tartaruga si dimezza. Allora che succede? Che se andiamo a sommare gli spazi percorsi da tartaruga fino a quando tartaruga rimane in vantaggio, che cosa succede? Che gli addendi, cioè i termini di questa somma, sono infiniti, ma anche visivamente l'idea è quella che la somma di tutti questi termini non è affatto infinita, non è affatto infinita, ma è finita e che converge. E allora, se questa somma è finita, adesso vedremo che farà 2 km. Esattamente a 2 km Achille raggiungerà finalmente Tartaruga, lo sorpasserà e dopodiché gli darà un certo distacco e finirà lui. Chiaro? Allora, però per fare questo dobbiamo mettere su uno schema per fare questa somma, perché una somma di infiniti termini come si fa? Come è possibile concettualizzare? Allora, partiamo prima dall'esempio e poi andiamo nel caso generale. Allora, io so che al tempo diciamo all'iterazione, diciamo all'inizio, allora metto vantaggio mettiamo spazio percorso vedete che in tutto questo la velocità di Achille di tartaruga non servono, serve soltanto sapere che Achille ha una velocità doppia rispetto a me. Quindi all'inizio il vantaggio di t espresso in chilometri o espresso in metri è 1000 metri e Achille ha percorso 0 metri. Dopo un'iterazione, passo 1, il vantaggio di tartaruga è 500 metri e lo spazio percorso da Achille è 1000 metri. Al passo 2, questo perché Achille deve percorrere 1000 metri, è lo svantaggio iniziale che aveva, ma nel frattempo tartaruga ne percorrerà 500. Passo 2, il vantaggio di tartaruga è 250 metri, lo spazio percorso da Achille è 1500 metri. Al passo 3 abbiamo 125 metri, 1750 metri. E al passo n, qua mettiamo puntini, 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 passo n. Al passo n quanto rimane il vantaggio di tartaruga? Allora, se ci fate caso, al passo 1 è 1000 diviso 2, al passo 2 è 1000 diviso 2, 1000 diviso 4, 2 alla 2, al passo 3 è 1000 diviso 8, cioè 2 alla 3, al passo n il vantaggio di tartaruga sarà 1000 fratto 2 alla n metri. E quanto sarà lo spazio
percorso da tartaruga. Se ci fate caso, se io sommo allo spazio percorso da tartaruga il doppio del vantaggio, fa sempre 2000, cioè 500 per 2 più 1000 fa 2000, 250 per 2 più 1500 fa 2000, 125 per 2 più 1750 fa 2000. Quindi in generale tartaruga avrà percorso 2000 meno 1000 fratto 2 alla n meno 1 metri. Oh, qui in mezzo ci stanno i puntini, perché prima di arrivare al passo n bisogna fare tutti i passi intermedi. E poi ci sono dei puntini anche dopo, perché poi bisogna controllare. Oh, questo è facilissimo da lo dimostrare per l'esercizio per induzione, vale per ogni n. Allora, qual è il problema? Il problema per un prima dell'avvento del calcolo, quindi per un greco, per un romano, per un era che dice: come faccio io a maneggiare il fatto che questo succede infinite volte? Non posso in un tempo finito. Quindi si trovava di fronte alla situazione che, vabbè, forse c'ha ragione Zenone, tartaruga rimarrà sempre in vantaggio. Come lo possiamo maneggiare invece noi? Beh, abbiamo studiato i limiti. È vero che succede per infinite volte, per ogni n appartenente a n, ma basta far per scoprire ciò che succede, basta far tendere n a infinito. Se io faccio tendere n a infinito, se n tende a più infinito, il vantaggio di t tende a 0, perché 1000 fratto 2 alla n tende a 0, ma lo spazio percorso da tende a 2000. Quindi cosa mi dice? Che esattamente dopo 2000 metri, se faccio tendere n a infinito, il vantaggio di tartaruga sarà 0. Ma a quel punto Achille avrà percorso esattamente 2000 metri. Quindi a metà del percorso Achille raggiunge tartaruga. Poi lo supera. E quando Achille sarà arrivato al traguardo, tartaruga dovrà percorrere ancora più. Quindi per maneggiare questa situazione noi siamo stati costretti a fare dei limiti. Chiaro? E questo è esattamente il senso che noi vogliamo dare a questa somma. Chiaro? Allora, adesso partiamo con le definizioni. Quindi, prima di partire con le definizioni, naturalmente questo esercizio si poteva risolvere pure con un poco di fisica elementare, no? Se io prendo, dico S, no? Lo spazio più 1000 uguale 2S, perché nel tempo in cui tartaruga percorre lo spazio S, tartaruga percorre lo spazio 2S, quindi si trova che S uguale 1000 e 2S uguale 2000. È una cosa banale che ci dice che, però qua dobbiamo aver studiato fisica, dobbiamo conoscere il concetto di velocità costante, e magari anche se ce l'avevano non lo sapevano esprimere. Invece il concetto di interazione ce l'avevano più preciso, quindi capivano che per infiniti istanti tartaruga sarebbe rimasto in vantaggio rispetto ad Achille. Ma che, questo è un problema? No! In un intervallo di tempo, sia pure piccolissimo, ci sono infiniti istanti, e quindi il fatto che per infinite
considerazioni Achille fosse in vantaggio rispetto a Tartaruga non è un problema, perché lo spazio percorso in tutte queste iterazioni era uno spazio finito, perché non c'è una quantità minima di spazio che io posso percorrere in un'iterazione, ogni volta posso percorrere la metà di quella precedente. E questo è dovuto al fatto che noi riteniamo, diciamo, nel nostro modello sia lo spazio che il tempo sono continui, soddisfano la sua. Ok, allora andiamo a dare le opportune definizioni. Le definizioni sono le seguenti. Allora, abbiamo una successione A con N, N appartenente a N. O per adesso, per non complicare le definizioni, prendo N appartenente a N, cioè N parte da 1, perché noi naturali partono da 1. Molto più spesso nelle serie N si fa partire anche da 0, quindi non è qua dovrei scrivere N unito 0, potrei scrivere, oppure posso far partire N anche da 7, cioè non è detto che la nostra successione debba partire come punto iniziale da 1. Noi nelle definizioni ci mettiamo che parte da 1, ma poi vedremo che, diciamo, il valore iniziale di n può essere tanto 0, tanto 1, tanto 7. Oh, questa qua si chiama successione dei termini. Che sono appunto gli addendi che noi vogliamo sommare. Allora, qual è il concetto di somma della serie? Bisogna fare prima quella che si chiama una somma parziale ennesima. Allora, chi è la somma parziale dei termini fino ad n? Allora, questa qua è una somma finita, si scrive somma per k che va da 1 fino ad n, cioè dal valore iniziale fino ad n di a con k. State attenti che già qua cominciate a in genere ad avere problemi, siccome qua io devo dire, per esempio, qua quando ho sommato i primi 1000 termini, cosa metto n uguale 1000? Significa a con 1, questo se lo vado a scrivere per esteso, chi è a con 1 più a con 2 più puntini 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 più l'ultimo addendo è a con n. Quindi se per esempio metto n uguale 1000, sarà a con 1 più a con 2 più eccetera eccetera più a con 1000. Questa qua si chiama somma, ovviamente se ci metto n, l'ultimo addendo sarà a con n, e quindi si chiamerà somma parziale n-esima. Ok? E perché qua devo usare la lettera k? Perché la n sta già impegnata, queste sono due variabili di lavoro. Io qui fisso n, allora devo usare un'altra lettera per indicare l'indice di a con k, quindi uso la lettera k, per k che parte da 1. È chiaro? Allora, chi è? Allora, quindi queste sono due definizioni. Poi si dice che la serie, e adesso stavolta scriviamo somma per k che va da 1 a infinito di a con k converge e a somma S, se solo se per definizione il limite di S con N è uguale a S, che si scriverà in tal caso S uguale
somma per k che va da 1 a più infinito degli a con k. Ma posso anche scrivere, S uguale somma per n che va da 1 a più infinito degli a con n. È la stessa cosa. Allora, chi è la somma di una serie e quando è che una serie è convergente? La somma di una serie è il limite delle somme parziali. La somma, e questo limite deve essere un numero reale di una serie, è il limite delle somme parziali. Chiaro? Quindi il concetto è molto semplice. Io voglio sommare tutti gli addendi, li sommo fino ad n e poi mando n ai finiti. Quello che ottengo lo chiamo serie, somma della serie. La serie è, coincide con la successione dei termini, cioè la serie non coincide con la sua somma, cioè questo simbolo qua è ambiguo, ha due significati. Può indicare, scusate, la serie è la successione delle somme parziali. Quindi questo simbolo qua il simbolo somma per k che va da 1 a più infinito degli a con k indica sia s con n che S, cioè la somma della serie. Quindi se vi chiedo chi è la serie è la successione delle somme parziali. Però lo stesso simbolo può indicare la sua somma. Allora, per tradizione qui c'è un po' di confusione, ma cerchiamo di dirimerla e ripetere tutto. Allora, io ho una successione di termini, questi sono addendi, sono quelli che voglio sommare. Allora, qual è l'idea? L'idea è che li vado a sommare fino ad n e ottengo s con n. Dici, ma tu li devi sommare tutti. Allora, come si fa a sommarli tutti? Si manda n a più infinito e si va a vedere se le somme parziali hanno un limite finito. In tal caso si dice che la serie converge e che la somma è il limite delle somme parziali. Quindi la serie è la successione delle somme parziali, la somma è il limite delle somme parziali, limite finito reale. Ok? Purtroppo sia la serie che la sua somma si indicano con lo stesso simbolo. È una tradizione ormai consolidata, quindi quando ci prenderete la mano sarà meno diciamo fastidiosa di quello che può sembrare di primo acchito. Bene, detto questo, facciamo un primo ragionamento. Allora, quali sono i possibili comportamenti di una serie? Cioè la serie converge per forza? No, perché noi sappiamo che le successioni non convergono per forza. La successione delle somme parziali neanche deve convergere per forza. Una successione di somme parziali, come qualunque successione di numeri reali, siamo in R,
Iaconenne, gli addendi li prendiamo in R. Allora, una successione di somme parziali è una successione di numeri reali, e le successioni di numeri reali cosa possono fare? Possono convergere, possono divergere positivamente, possono divergere negativamente, oppure non convergono proprio, nel senso che il massimo limite e il minimo limite sono diversi. Quindi hanno quattro tipi di comportamento: o convergono, o divergono positivamente, o divergono negativamente, o nessuna delle precedenti. Cioè, che cosa vorrà dire? Che il massimo limite della successione delle somme parziali sarà più grande del minimo limite della successione delle somme parziali. È chiara a tutti questa ripartizione? Allora, diamo le seguenti definizioni, giusto per fissare questo fatto. La serie O, prima di dare la seguente definizione, l'ulteriore definizione, notiamo che qui nelle somme parziali abbiamo dovuto usare, qui usiamo n e qui abbiamo dovuto mettere k. Quando mandiamo n a più infinito è logico usare questo simbolo, rimane k, n sparisce perché andava a più infinito. Però siccome n è sparito, la variabile qui, essendo muta, invece di chiamarla k, tante volte la chiameremo lo stesso n. Quindi non è un peccato mettere n qua, è un peccato mettere n qua e qua, quello sì, perché n non può andare da 1 a n. Allora, la serie somma per n che va da 1 a infinito degli a con n si dice inoltre divergente positivamente se solo se, per definizione, il limite di S con N è uguale a P infinito. Oh, rifatemi rimettere K qua, in questo caso sarebbe consentito perché qua non c'è N, però sono sicuro che appena voi vedete N qua, N là, fate confusione. Poi si dice divergente negativamente se solo se, per definizione, il limite per n che tende a infinito di s con n è uguale a meno infinito. Poi noi la diremo, non è che in tutti i testi ci sia, però spesso si trova che viene definita oscillante se e solo se, per definizione, il limite di S con N non esiste neanche più infinito e meno infinito. Quindi quando dico non esiste, non significa non esiste finito, perché potrebbe essere più infinito e meno infinito, significa nessuno dei casi precedenti. Allora, lo ripetiamo, fatemi cancellare questo che ormai non serve più. Allora, lo ripetiamo e quindi ho isolato questa definizione dalle altre,
perché questa è la principale, queste sono sussidiarie, diciamo. La serie si dice convergente anche sommabile dire che è convergente o dire che è sommabile è la stessa cosa, perché a somma S quando il limite delle somme parziali è finito uguale ad S. Quindi una serie che diverga positivamente o negativamente non è sommabile, una serie che oscilla non è sommabile. Quindi la serie si dice convergente o sommabile quando il limite delle somme parziali è finito. La somma della serie è il limite delle somme parziali. La serie è la successione delle somme parziali. E cosa può altro fare? Se non è sommabile, se non converge, può divergere positivamente, limite uguale a più infinito, oppure può divergere negativamente, limite uguale a meno infinito, oppure può non fare nessuna delle situazioni precedenti. In questo caso diremo che c'è. No, perché tu quando fai le somme il massimo limite sarà lambda grande, il minimo limite sarà lambda piccolo. Allora che cosa vuol dire? Che ogni tanto le somme si avvicinano a lambda grande e per altri valori di n le somme si avvicinano a lambda piccolo. Quindi queste somme non fanno altro che oscillare. La chiameremo oscillare. Va bene fino a qui? Adesso facciamo degli esempi. Faremo due esempi. Ad esempio 1, questa è la serie più famosa che esista, la serie geometrica. Allora abbiamo A con 1 uguale, chiamiamolo C, A con 2 uguale lambda C, A con 3 uguale lambda quadro C, A con N, qua guardate, mettiamo C1, tanto se ci mettessi C tutto verrebbe moltiplicato per C, quindi è inutile. Quindi lambda alla n meno 1 e poi proseguo. Allora io devo andare a fare S con n. Chi è S con n? S con n, allora questa qua si chiama serie geometrica di ragione lambda, cioè i termini si ottengono moltiplicando, ogni termine si ottiene da quello precedente moltiplicando per lambda, ok? Quindi chi è S con n? S con n è la somma per k che va da 1 ad n degli a con k, cioè a con 1 più a con n, cioè 1 più lambda quadro più lambda elevato alla n meno 1. Tuttavia, questa somma noi la conosciamo perché se io moltiplico e divido per 1 meno lambda, supponendo lambda diverso da 1, che cosa succede? Che qua mi viene, quando vado a fare questa moltiplicazione, vedete, 1 meno lambda più lambda quadro meno lambda quadro più lambda cubo meno lambda cubo, tutti i termini intermedi se ne vanno, rimane 1 meno lambda elevato alla n fratto 1 meno n, e questa è la nostra somma. Allora adesso proviamo a mandare n a più infinito e vedere cosa succede. K
abbiamo tre casi. Se lambda è maggiore di 1, che succede? Succede, se lambda è maggiore di 1, il limite fa più infinito. Per quale motivo? 1 meno lambda la n tende a più infinito, meno lambda la n tende a meno infinito. 1 meno lambda è negativo, quindi meno infinito su un numero negativo fa più infinito. Invece se lambda è compreso tra meno 1 e 1, in questo caso lambda la n, che in valore assoluto è minore di 1, tenderà a 0. Quindi qua quando faccio il limite, il numeratore tende a 1, al denominatore ho 1 meno lambda e rimane questo limite. Invece se lambda è minore o uguale di meno 1, che succede? Succede che questo limite non esiste. Per la precisione, se lambda è uguale a meno 1, vedete che qua meno 1 alla n, questa differenza farà 2 o 0 a seconda, mentre il denominatore fa 2. Quindi questo, tutto questo rapporto farà 1, 0, 1, 0, 1, 0. E quindi una successione di somme parziali che sia 1, 0, 1, 0, 1, 0, chiaramente non ha limite. Perché la sottosuccessione di, diciamo, una sottosuccessione converge a 1 e l'altra converge a 0. Se invece lambda è minore di meno 1, stavolta abbiamo il denominatore che è positivo, meno lambda la n tende a non tende, perché a seconda degli n, se n è pari quello tenderà a meno infinito, se n è dispari tenderà a meno infinito. Il denominatore è positivo, non altera il segno, quindi anche lì una sottosuccessione tenderà a più infinito, l'altra sottosuccessione tenderà a meno infinito. Quindi in ogni caso questo limite non esiste. Se invece lambda è uguale a 1, questo artificio non lo potevamo fare, però in questo caso è facilissimo, perché s con n è uguale a 1 più 1 più 1 più 1 n volte, quindi fa n, che per n che tende a più infinito tende a più infinito, oppure è una ripetizione, no? Chiaramente quando n tende a più infinito questo è a più infinito. Quindi cosa abbiamo saputo della serie geometrica? Beh, abbiamo caratterizzato subito il comportamento della serie geometrica. La serie geometrica si sa benissimo quando converge e quando non converge. Quando il parametro lambda, lambda si chiama ragione della serie, quando la ragione della serie è compresa tra meno 1 e 1, la serie converge e la somma è 1 fratto 1 meno lambda. Quando qua ci posso anche mettere maggiore o uguale di 1, perché il caso uguale a 1 l'ho trattato a parte, però sempre diverge. Quando la ragione della serie è maggiore o uguale di 1, la serie diverge positivamente. Quando invece la ragione della serie è minore o uguale di meno 1, la serie uscita. Allora, perché è importantissima questa serie? Allora, prima di tutto questa è l'unica serie che conoscono gli economisti. Ci saranno economisti che conoscono molte più serie, però questa è l'unica serie che conoscono tutti gli economisti. La devono conoscere per forza, perché la... Quindi la mia affermazione è precisa.
Perché la devono conoscere? Allora, immaginate, questa serie ha moltissime applicazioni. Immaginate per esempio che si impianti nel territorio un'azienda. Questa azienda porta un fatturato di 10 milioni di euro l'anno. Però che cosa succede? Che parte di questi soldi che vanno alle famiglie verranno spesi di nuovo sul territorio. Parte no, ma parte verranno spesi sul territorio, quindi genereranno un ulteriore fatturato. Quindi supponiamo per semplicità che questo ulteriore fatturato sia ridotto di un fattore un mezzo. Quindi i primi 10 milioni di euro generano un ulteriore fatturato di 5 milioni di euro per altre aziende del territorio. E così via. Alla fine quale sarà l'impatto economico dell'apertura di questa azienda sul territorio? 20 milioni di euro. 10 più 5 più la metà di 5, eccetera, eccetera. Sappiamo. Se la ragione è un mezzo, il fattore di moltiplicazione è 2. Questo qui si chiama, questo è un fattore di moltiplicazione, che interviene ed è tanto più alto quanto più un'economia è chiusa. Cioè, se io intervengo e metto degli investimenti in una certa zona, se questi investimenti vengono effettivamente, danno luogo a un incremento del reddito, e questo incremento del reddito dà luogo a una frazione che viene spesa, genera un ulteriore reddito, effettivamente alla fine si ha un moltiplicatore di questo genere. Dipende da quanto da quale proporzione del lambda del reddito lordo iniziale che c'era stato creato più sul territorio verrà spesa sul territorio. Per esempio non potrà mai essere lambda il pari a 1. Perché? Perché comunque anche quando verranno spesi questi redditi, per esempio bisogna pagarci le tasse. Oppure per esempio perché parte di questo reddito verrà speso all'estero. No? Per esempio uno compra una cosa in un negozio, però questa cosa è importata e quindi parte di questo reddito andrà all'estero. Però più è alto questo coefficiente, chiamiamolo di risonanza, più alla fine è alto questo numero, questo moltiplicatore qui, 1 fratto 1 meno lambda, e che quindi andrà a misurare l'impatto complessivo. Naturalmente la stessa cosa vale al contrario. Immaginate che chiuda un'azienda importante sul territorio. I danni non si fermano lì. Se l'azienda è importante e quindi dà lavoro a, che ne so, un migliaio di operai che stanno sul territorio, per esempio concentrati in vari paesini, qua i paesi non sono grandi, molti dei negozi di quei paesini falliranno appresso all'azienda. Per quale motivo? Perché la gente non ha più soldi a spendere. Chiaro? Il tutto si può schematizzare con questo tipo di serie. Una serie che si chiama appunto di geometrico. Vediamo se ho ancora 5 minuti. Sì, giusto 5 minuti. Voglio fare l'esempio 2. Ovviamente se qui invece di partire da 1 partivo da C, da un capitale C, qui avevo C fratto 1 meno lambda, veniva tutto moltiplicato su C. Poi lo vedremo, lo ripeteremo. Andiamo a vedere l'esempio 2. Allora, nell'esempio 2 A con 1 è uguale a 1, a 1, a un mezzo anzi. A con 2 è uguale a un sesto.
A con 3 è uguale a un dodicesimo. A con 4 è uguale a un ventesimo. Lo scrivo un po' più a destra. E così via. Avete capito qual è la regola generale? Se non l'avete capita, ve lo dico io. Un mezzo perché è 1 meno un mezzo. Un sesto perché è un mezzo meno un terzo. Un dodicesimo perché è un terzo meno un quarto. Un ventesimo perché è un quarto meno un quinto. Quindi il successivo chi sarà? Un trentesimo, cioè un quinto meno un sesto. E quando arrivo ad A con N, chi verrà? A con N sarà 1 su N meno 1 su N più 1. Se fate il conto viene 1 fratto N per N più 1. Allora, provate, metteteci per esempio 3, viene 1 fratto 3 per 4 il fondo dodicesimo, è così. Oh, questa qua si chiama serie di Mengoni. Ed è un particolare tipo di... è una particolare serie di un tipo che si chiama serie telescopica. Adesso vedremo perché. Andiamo a fare S con N. S con N è A con 1 più A con 2 più A con 3 più A con N. Quindi chi è? A con 1 non lo voglio scrivere un mezzo, ma lo voglio scrivere 1 meno un mezzo. A con 2 lo scriverò più un mezzo meno un terzo. A con 3 lo scriverò più un terzo meno un quarto. Più puntini puntini, l'ultimo termine che è 1 su n meno 1 su n. Allora, che succede quando faccio tutta questa somma? Che tutti i termini intermedi si elidono a 2 a 2. Chi rimane? Il primo e l'ultimo. Quindi rimane 1 meno 1 su n più 1. Questa è la somma parziale. Adesso cosa succede? Per fare la somma io che cosa devo fare? Il limite delle somme parziali. Quanto fa questo limite delle somme parziali? Fa 1. Perché 1 su n più 1 tende a 0. Quindi questa somma fa 1. Ok? Quindi questo è un altro esempio di serie che ha una somma precisa. Ok? Va bene, allora per quest'ora finiamo qua.